Il 75% e anche oltre della cultura di base che costituisce l'identità della nostra Europa e anche della nostra Italia, così come noi oggi la conosciamo e la viviamo, piaccia o non piaccia, proviene dalle nostre radici giudaico-cristiane. E per poter capire soprattutto al cuore la questione della cultura cristiana, non possiamo fare a meno dei grandi intellettuali, studiosi ed esegeti dei primi secoli, i cosiddetti padri della Chiesa e scrittori ecclesiastici. Fra questi ne spicca uno in particolare per l'argomento che trattiamo oggi, Sant'Agostino, vescovo di Ippona. Su Sant'Agostino potremmo dire 3.000 cose, potremmo toccare tanti aspetti, la sua profondissima e novissima capacità di introspezione dentro alla mente, al cuore e all'animo dell'uomo, tanto che è stato definito da alcuni esegeti il primo pioniere ante litteram della psicologia. Potremmo andare a vedere come ci abbia regalato il concetto di persona, cioè i modi, i contorni e la definizione precisa per poter dire che tu sei tu, proprio tu, inequivocabilmente tu. E questo l'ha fatto per poter parlare delle tre persone della Trinità, ma un concetto una volta così ben logicamente formulato lo si applica a qualunque individualità. Lo potremmo scomodare, insomma, per tantissime cose. Ma la cosa per cui lo scomodiamo oggi è la sua visione della musica. Perché ci sembra strano, dato che ci separano molti secoli da lui, tantissimi aspetti di quello che afferma Agostino non soltanto ci fa bene conoscerli, ma ci farebbe bene applicarli. Vediamo prima di tutto le esperienze di musica che caratterizzano la sua giovinezza e anche quella che poi è la sua conversione. La prima esperienza che Agostino fa con una musica che lo segna profondamente nel cuore e nei ricordi sono gli inni composti dal suo primo maestro nella fede cristiana, Ambrogio, vescovo di Milano, Sant'Ambrogio. Ambrogio componeva questi inni con delle linee melodiche molto semplici, come concentrati di dottrina, concentrati di verità di fede. E la parola, unita al canto e a una scansione ritmica semplice e chiara, permetteva ai fedeli di ricordarsi bene e il testo e le parole. Al punto che in pratica Agostino dice: ecco, mi commuovevo nello stare nell'assemblea della chiesa milanese mentre tutta quella gente cantava questi inni. Con quelle semplici melodie, con quelle semplici parole, sentivo la verità che scendeva dentro al mio cuore. Della potenza comunicativa della musica, unita alle parole, Ambrogio ne era perfettamente consapevole, tanto che in uno scontro che ebbe con il vescovo ariano, quindi eretico, Aussenzio rimproverava ad Ambrogio di essere una sorta di stregone, una sorta di mago che in qualche modo con la sua parola ammaliava la gente, la strappava all'arianesimo per portarla alla fede cristiana cattolica. Ambrogio risponde al vescovo ariano Aussenzio con una lettera dove fa un gioco di parole sul termine carmen, che in latino vuol dire sia canto che incantesimo. In poche parole Ambrogio prende in giro il vescovo Aussenzio e gli dice: eh sì, sappi che le mie parole sono un carmen potente, doppia allusione, un canto e un incanto, perché esse hanno la capacità di far scendere nel cuore dei fedeli la verità. E Agostino in poche parole ci
testimonia che lui è stato, tra virgolette, una buona vittima di questa seduzione delle parole unite alla musica. Quindi Agostino dice che la musica fatta in un certo modo, fatta con un testo appropriato e pensata per essere gustata e compresa dal popolo che è riunito nell'assemblea liturgica, ha una grande efficacia ed una grande preziosità. Però Agostino si fa anche una domanda: ma tutta la musica va bene? Tutta la musica è opportuna? Tutta la musica fa del bene all'ascoltatore? Agostino su questo ci spiazza. Prima di tutto perché si pone una domanda spiritualmente e dice: mi fa bene quella musica che mi distrae dalla contemplazione di Dio? Risposta: no, non mi fa bene. Mi fa bene quella musica che è pensata per la ricreazione, lo svago, la piacevolezza? Dipende, risponde Agostino, perché se in quella piacevolezza c'è una sensualità o uno stimolo che mi distrae dal mio essere cristiano, dal mio essere battezzato, dal mio essere in costante contatto e comunione con il Dio Trino e Uno, allora no, non va bene. Quindi dipende. La musica a scopo ricreativo, fine a se stesso, dipende se mi aiuta ad elevarmi o mi aiuta a distrarmi. E già su questo dovremmo farci due o tre riflessioni. Ma poi Agostino si chiede: dunque, che cos'è il cantare bene? Cantare bene, fare musica bene. È chiaro che all'epoca dei padri della Chiesa latini più di tutto stava a cuore il canto, perché all'epoca dei padri era vietato nella liturgia cristiana l'uso degli strumenti, perché tutti venivano da una storia pagana e da un uso pagano. Addirittura alcuni strumenti che venivano dalla tradizione romana pagana venivano tranquillamente utilizzati in quegli spettacoli dove i primi cristiani subivano torture e martirio. Quindi è chiaro che via dalla liturgia. Ma Agostino appunto si chiede: qual è veramente il canto bello, il canto buono? Come si fa a cantare bene? E qui ci regala una riflessione stupenda nei commenti ai Salmi. I Salmi, lo sappiamo, sono in pratica il libro dei canti contenuto all'interno della Bibbia. Sono quei testi composti appunto per le necessità liturgiche della vita del popolo di Israele. Ed è particolare il fatto che un libro dell'Antico Testamento sia di fatto il libro dei canti e quei canti siano considerati dai cristiani parola di Dio. Allora, Agostino nel commento ai Salmi ci dice: come si fa a cantare bene? Sicuramente ciascuno di noi avrebbe dei grossi problemi se non è veramente un grande esperto formato nella pratica musicale a cantare bene davanti ad un grande maestro. Bene, Dio è colui che addirittura ha plasmato il cuore dell'uomo, ha plasmato l'orecchio, ha plasmato l'ascolto e l'udito. Allora dice Agostino: e come si fa? Come si fa a poter pensare di compiacere colui che ha plasmato l'orecchio e ha plasmato l'udito? Le nostre parole si fanno insufficienti, la nostra arte si fa incerta, ci piglia il magone, ci piglia la strizza, potremmo dire noi. Agostino allora ci dice: a Dio è gradito questo canto. Cantare bene è pregare due volte. Attenzione, cantare bene. Noi nel nostro mondo di slogan, sigle ed etichette abbiamo ridotto questo enunciato di Agostino a: chi canta prega due volte. No, Agostino dice: chi canta bene prega due volte. Cosa intende Agostino per cantare bene? Intende due cose. La prima: il massimo della competenza, dell'arte, della capacità, dello studio e dell'applicazione di cui si è capaci. Non si può pensare di fare buona musica a volemose bene, tarallucci e vino, come la viene viene, si fa quel che si può. No, Agostino dice subito: questa non è musica gradita a Dio.
e quindi non è adatta alla liturgia, non è adatta al culto. Ma bene non significa soltanto essere musicisti dignitosi, nessuno pretende di essere per forza perfetti, che perché di perfetto, almeno per quanto mi riguarda, c'è soltanto il Dio Trino e Uno. Ecco, quindi non importa essere perfetti al massimo, importa al massimo delle proprie capacità fare musica all'interno del culto e della liturgia. Ma Agostino dice che questo non basta. Dice che prima di tutto e soprattutto, oltre alla bellezza e alla capacità tecnica, deve cantare il cuore. Vuoi sapere come cantare bene? Dice Agostino, canta nel giubilo. E che è il giubilo? L'allallero lero la, vogliamo se bene, volemo se la? No. Il giubilo, o jubilum, come lo chiama Agostino, è una pratica di canto molto particolare, che già ai suoi tempi si faceva, anzi era già abbastanza consolidata, a dir la verità. Ovvero, il cantore che doveva prolungare l'ultima alleluia prima della proclamazione del testo del Vangelo nella liturgia, improvvisava un lungo, articolato e fiorito vocalizzo sull'ultima A dell'ultima alleluia. Questo sia per motivi pratici, ovvero probabilmente c'era da coprire un silenzio liturgico nell'attesa che i sacri ministri si predisponessero alla proclamazione del Vangelo secondo i riti appropriati, e quindi all'epoca, dato che c'era solo la voce, si poteva improvvisare questo lungo vocalizzo. Ma poi anche per un altro motivo: prolungare la gioia dell'alleluia, lasciare indietro la parola cantata e lasciare spazio soltanto alla linea melodica come pura espressione del giubilo, della gioia del cuore. Agostino dice: avete presente quei lavoratori che si trovano a lavorare nel campo, la terra, e che sì, inizialmente per non sentire la fatica hanno i loro canti che cantano, che li distrae, che magari concentra la mente su cose anche più belle, profonde, mentre stanno a svolgere il loro lavoro, però poi a un certo punto, a mano che il tempo passa, le parole vengono meno e resta quel cantare, quel canticchiare, quel cantillare, quella stessa linea melodica senza le parole. Ecco, quello è il momento in cui la piacevolezza, la bellezza, la profondità della musica ci è talmente scesa nel cuore che il cuore canta e il cuore non ha bisogno di parole. Quello è il giubilo. Il giubilo, cantare nel giubilo, dice Agostino, è comprendere e non saper spiegare a parole ciò che sta cantando il cuore. Quindi, vogliamo sapere per Agostino qual è veramente la musica per eccellenza, cantata e, mutatis mutandis, anche strumentale, chiaramente, dato che la musica ha avuto anche un percorso evolutivo di tutto rispetto, di tutta dignità e di tutto diritto, è quella musica che è ben fatta, non è raffazzonata, non è superficiale, non è arrangiata alla bella e meglio. C'è un'arte dietro, una consapevolezza, un percorso di formazione umano e artistico. Ma è anche quella musica che, oltre a questo, è l'espressione del canto più sincero e profondo del cuore. Attenzione però! Non di un cuore che si lascia preda delle emozioni, non del cuore che canta ciò che mi sento, ciò che mi piace, ciò che mi dà qualcosa, ciò che mi fa sentire un prurito, un fervorino, un'emozioncina. No! I padri della Chiesa sono dei grandi nemici della emozione superficiale. Anzi, i padri della Chiesa dicono che l'emozione superficiale, il gusto personale, il capriccio personale, il faccio ciò che voglio, faccio quello che mi va, è assolutamente sbagliato in ordine alla vita spirituale e alla vita cristiana. Allora, come deve cantare il cuore? Il cuore deve cantare in quella che Agostino e anche Sant'Ambrogio hanno definito la sobria ebbrezza. Cosa vuol dire? Quella gioia nobile e serena che non è scompostezza, che non è casino, non è caos, non è distrazione, ma è bellezza nobile e serena che ti aiuta a ricentrarti su te stesso, ricentrarti sul prossimo, ricentrarti su Dio.
Questa è la vera musica secondo Agostino. Tanto che proprio verso il IX secolo, probabilmente prendendo spunto da questo senso del jubilum agostiniano, cioè di questa musica che esce dal cuore, che non ha bisogno di parole, proprio da questo concetto teologico, con ogni probabilità, troviamo il fondamento cristiano-spirituale che darà la ragion d'essere allo strumento che viene costruito apposta per poter suonare nel culto, appunto l'organo. L'organo, quando entra nella storia della liturgia, entra per sostenere il canto, raddoppiare le voci e all'occorrenza, appunto, sostituire il coro, se questo non c'è, facendo le stesse cose che farebbe il coro. Quando Dante Alighieri nel Purgatorio ci descrive come vivono la preghiera liturgica le anime del Purgatorio, ad un certo punto dice chiaramente che le anime pregano con il canto, con la propria voce, e dal cielo, il regno dei cieli, risponde non a parole, ma con suoni di pura, splendida, stupenda armonia che si alternano con il canto delle anime purgate. E Dante dice: era come quando si sta in chiesa a cantare con l'organo, ora sì, ora no, si intendono le parole, cioè la pratica dell'alternatim, dell'alternanza. Il coro gregoriano, il coro dei cantori, canta le strofe dispari di un inno, per esempio, l'organo sostituiva le strofe pari, suonando su quella stessa armonia e modificando, variando quella stessa linea melodica, perché indicava che la liturgia della terra si unisce alla liturgia del cielo, in quella sobria ebbrezza che innalza il cuore, la mente e lo spirito. Questa è la musica secondo Sant'Agostino. Direi che l'insegnamento più bello che possiamo tenere per noi, dopo questa riflessione che abbiamo fatto insieme, è questo. È un insegnamento che viene da Agostino e che ha fatto proprio un sacerdote e grande studioso di psicologia e psicoterapia del nord d'Italia che si chiama Paolo Squizzato. Il nostro cuore ci parla di noi costantemente. Se è vero che non sempre dobbiamo assecondare il nostro cuore, perché non sempre tutto ciò di cui il nostro cuore ci parla è cosa buona, tuttavia dobbiamo sempre ascoltare il nostro cuore, perché il nostro cuore ci parla di noi. È verissimo questo. Non dobbiamo sempre assecondarlo. Non è il mio gusto, il mio desiderio, il mio istinto e la mia passione a dover essere la misura di tutte le cose nella vita mia e per gli altri che vivono intorno a me. Ma il mio cuore, anche in ciò che desidera, di ordinato o disordinato, di buono o di cattivo, mi parla di me e mi fa da specchio per capire a che punto è la mia vita umana e spirituale nel rapporto con me stesso, con gli altri e, per chi è credente, con Dio.